L'analisi tecnica non funziona. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio andare a farvi riflettere, a darvi un po' delle così considerazioni generali sull'analisi tecnica e andarvi a spiegare perché io sono un trader di analisi tecnica che quindi crede nell'analisi tecnica e perché anche se dico che soprattutto su un mercato come quello delle criptovalute, dove l'analisi tecnica non nasce, l'analisi tecnica, ragazzi, nasce sul mercato delle commodities, delle materie prime, nasce nel diciamo negli anni 30, perfezionata poi e rivista negli anni 70, quindi ha una lunga storia alle spalle, ma sempre di mercati di materie prime e mercato azionario parliamo. Non nasce ovviamente né è stata modificata o ritoccata o rivista per un mercato volatile e tra l'altro anche non regolamentato come quello delle criptovalute, di Bitcoin. Per questo dico spesso, anche quando faccio analisi tecnica sui mercati per quanto riguarda le criptovalute, Bitcoin in particolare, dico ragazzi, non possiamo appoggiarci all'analisi tecnica, lascia il tempo che trova l'analisi tecnica sul mercato delle criptovalute, ma volendo estendere posso anche dire sui mercati in generale. Però perché è un ottimo strumento nelle mani di un trader e va utilizzato come strumento? Ragazzi, il trader deve necessariamente avere tra le mani qualcosa che gli dia la possibilità in maniera oggettiva di codificare quello che succede sui mercati, di creare delle regole, di cercare di capire gli andamenti del mercato e soprattutto come comportarsi nel momento in cui certi comportamenti, certi scenari di mercato si ripetono nel tempo e statisticamente, questa è la parola magica che molti non vogliono capire, statisticamente questi mercati tendono a comportarsi nello stesso modo, dal punto di vista probabilistico, il che non vuol dire che tutte le volte che succede A, allora il mercato si comporta nella maniera B, altrimenti ragazzi eravamo tutti trader di analisi tecnica, sarebbero stati ricchi, ovviamente con pochissime operazioni. Le cose non stanno così. L'analisi tecnica invece va presa come uno strumento con il quale possiamo cercare di capire come il mercato si sta comportando e come comportarci e reagire, come comportarci noi trader di conseguenza, avendo e potendoci dare delle regole. Credo che questo sia il vero vantaggio dell'analisi tecnica, ragazzi, quello di poterci dare delle regole, di poter dire ok, si è stato creato un doppio massimo, è stato creato un test e spalle di inversione e di continuazione, bene, so che quando succede questo, statisticamente il mercato tende a comportarsi in un modo e allora applico le mie regole per entrare o per crearmi la mia strategia. Se prendete due trader che fanno analisi tecnica, li mettete vicini a parità, ragazzi, di pattern, prendiamo il testa e spalle, sono sicuro, metto la mano sul fuoco, che quei due trader traderanno, passatemi il termine, quel pattern in maniera diversa, con regole diverse di entrata, posizionamento dello stop loss e posizionamento del take profit. E allora voi potreste dire, ma quindi fammi capire Marco, a che cosa serve l'analisi tecnica? Serve a darvi il framework, la base, le gambe su cui costruire il tavolo, ovvero le vostre strategie, il vostro trading plan per far trading e avere delle regole, farlo in maniera oggettiva e non soggettiva. Questo è il problema che molte volte, l'errore in cui incappano molti trader, quello di non avere un framework su cui basarsi, un sistema su cui basare delle regole oggettive, non oggi mi sento che quel mercato andrà su, entro in acquisto, domani mi sento che quel mercato andrà giù, entro in vendita. E poi come posiziono stop loss e take profit? Non lo so, ma non mi serve, anzi ho sentito dire che le strategie non devono avere lo stop loss perché altrimenti chi usa lo stop loss tende a perdere. Tutte stupidaggini, ragazzi, lo stop loss vi permette di poter regolare il rischio e il profilo di rischio del vostro sul vostro capitale, è quindi fondamentale. Ma torniamo all'analisi tecnica, quindi l'analisi tecnica vi dà questa architettura di base. Guardate che carino questo gatto che a quest'ora del giorno arriva qua in spiaggia. E perciò anche se voglio tornare all'analisi tecnica sul mercato di Bitcoin e delle cripto, anche se l'analisi tecnica
non può essere applicata in maniera stretta e rigida sul mercato delle criptovalute, perché è un mercato a bassi volumi, è un mercato dalla grandissima volatilità, è un mercato non regolamentato. Per tutti questi motivi non si può pensare di usare l'analisi tecnica in maniera rigida e stretta e strict, stavo dicendo, scusate, ma si può invece utilizzare come ambiente per definire uno scenario di mercato e capire come comportarsi di conseguenza. Per esempio, io come lo uso, e fatemi anche spostare ragazzi, come uso l'analisi tecnica sul mercato di Bitcoin? Lo uso per tracciare supporti e resistenze, non perché i supporti e le resistenze siano delle linee magiche sul cui il prezzo, come molti magari vogliono far credere, su cui il prezzo a un certo punto tornerà, perché ci permettono i supporti e le resistenze di individuare delle linee che il mercato, e il mercato siamo noi ragazzi, che il mercato ha stabilito siano delle aree o delle strutture di prezzo di attenzione. Nel passato ovviamente, perché queste linee sono basate, si tracciano sul passato, bene. E allora potrebbero, il passato non vi dà garanzia del futuro, potrebbero ripetersi e continuare a funzionare come aree di resistenza o di supporto nel futuro. Però queste linee sono importanti perché possono, per esempio, dirvi quando entrare sul mercato. Per esempio, la rottura di un massimo, il breakout su un massimo, potrebbe darvi il segnale di ingresso. Altrimenti, che tipo di segnale potreste avere per entrare sul mercato? E quindi, analisi tecnica, vi ho portato adesso l'esempio di strutture, supporti e resistenze, ma posso portarvi anche altri esempi. Posso portarvi, per esempio, forse così mi vedete, ok, dovreste vedermi bene anche così, vi ho portato l'esempio anche di alcuni pattern, doppio massimo e doppio minimo con divergenza dell'RSI. Anche questo framework, può darvi dei segnali importanti, segnali di inversione. E poi ancora il test e spalle, un altro segnale potentissimo, un pattern potente di inversione. Ripeto ragazzi, non sto dicendo che ok, allora da oggi in avanti andiamo a fare trading utilizzando l'analisi tecnica anche sul mercato delle cripto, no. Però il mercato dell'analisi tecnica vi permette di avere degli strumenti oggettivi da usare e da mettere sui grafici, altrimenti è tutto quanto basato su la vostra emotività, la vostra psicologia, quello che vi sentite. Io entro adesso, io l'avevo detto che quello scendeva, io l'avevo detto che quello saliva, e tutti questi grandi trader da tastiera, no? Quelli che nei commenti quando Bitcoin comincia a salire si rifanno vivi, che erano spariti da praticamente novembre-dicembre del 2017, dopo il grande crollo erano spariti e sono ritornati adesso, Bitcoin ha fatto questo grande pump, sono tornati a scrivere perché loro avevano detto, predetto. Ti ricordi, io, Marco, ti avevo scritto quel commento, ma io lo sapevo, io sono entrato al minimo, $3,000, sono riuscito a entrare al minimo su $3,000. Ragazzi, non è così che si fa trading, non è così, perché il colpo di culo, e scusatemi la parolaccia, il colpo di culo può capitare sempre. Prima o poi capiterà nella vita, ti capiterà, no? Ma non è nel trading che puoi basarci una strategia sulla, chiamiamola, fortuna. Quindi ragazzi, tutto questo video per dirvi, l'analisi tecnica non è magia. L'analisi tecnica non vi dà, non è la bacchetta magica che prevede il futuro. E tutti quelli che pensano che lo sia sbagliano e continueranno a sbagliare. L'analisi tecnica vi dà un sistema basato sulla statistica e sulla probabilità, sistema che è nelle vostre mani, strumento che è nelle vostre mani, che poi dovete essere voi in grado di trasformare in strategie con regole, segnali di ingresso, posizionamenti dello stop loss e del take profit. In che modo? Facendo backtesting su quei pattern o su quegli scenari di mercato. Ragazzi, spero una volta per tutto di aver dato una spiegazione a qual è la mia visione dell'analisi tecnica, soprattutto sul mercato di Bitcoin e delle criptovalute. Quindi spero che con questo video smettiate di scrivermi commenti dicendomi: Marco, ma dici che l'analisi tecnica non funziona, allora perché la applichi ai mercati? Marco, l'analisi tecnica non serve a niente. Ragazzi, vi sbagliate. Qualsiasi trader, anche il trader automatico, deve conoscere l'analisi tecnica.
per poi magari applicarle in maniera diversa. Un trader che fa analisi fondamentale, un trader che fa trading algoritmico, trading quantistico, la applicherà in maniera diversa da un trader di analisi tecnica pura, ok? Però poco cambia, è uno strumento nelle nostre mani. Ragazzi, un like se questo video vi è piaciuto e vi è stato utile, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati. Noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao!